l'altro 10. 6 di fiori. Un possibile colore. Donna di quadri, nessuna possibilità di scala. Parlano i jack. $5. Mi ritiro. 5. $5. Sveglio, Perkins, ci stai o no? Ultima carta, signori. Fermali! Ma che diavolo ti ha preso? Stanno barando. Lui e la donna. Li ho visti. Come puoi pensare una cosa simile di una signora? Sei stato solo sfortunato, ecco tutto. Adesso metti giù quella pistola e io ti offro da bere. Prima voglio vedere l'ultima carta che gli hai dato. Vediamo se completa il suo colore. Se non sbaglio tocca ai Jack parlare. Scusate, signore. Perché il dottore è andato via? È andato a casa di una che sta partorendo. Chiamalo. Ma ha detto che non poteva farlo. Dai, proprio... chiamalo subito, fai presto. Va tutto bene, Elizabeth. La lettera. Cosa? La lettera di cui ti ho parlato. Quella di tua madre, vuol dire? Sì. Promettimi che la darai a lui. Di questo ne parleremo domani. Che diavolo stai facendo? Fermati, lì dentro ci sono le sue cose. Tanto non ne avrà più bisogno. Non ti permetto di aprire. No. Sta tranquilla, Elizabeth. Conosci un tale chiamato Tispoon Hunter? No. Bene. Perché ci farà diventare molto ricchi. Tispoon. Zitto! Non interrompere il flusso. Quale flusso? I globuli dell'acqua che filtrano attraverso il terreno. Posso avvertire la loro presenza dalla vibrazione del bastone. Credo che ci siamo. Ecco, e questo è il punto. C'è un corso d'acqua qui sotto a 20 piedi. Attenzione a non affogare, ragazzi. Sai che fatica inutile se ti fosse sbagliato. La mia famiglia è rabdomante da ben 6 generazioni. Mai fallito un solo buco. Benvenuta a Sweetwater, signora. Grazie. Mi scusi, sa dove posso trovare la stazione del Pony Express? È tutta roccia qui, Tispoon. Già, quella è roccia calcarea. È dura come il ferro. Ma che facciamo qui? Avevi detto che c'era l'acqua. Devi scavare più sotto. Più sotto? Ma se scavo ancora un po' rischio di spuntare in cima. È completamente inutile. Giusto, è fatica sprecata. Ah, sì? Bene, vieni fuori da lì. Dammi quel piccone. Datemi una mano. Io non so quanto voi ragazzi possiate andare avanti nella vita se basta un po' di roccia a scoraggiarvi. Niente nella vita si ottiene facilmente. Bisogna sempre lottare con le unghie e con i denti. Ecco qual è il difetto della gioventù d'oggi. Vogliono la pappa bella e scodellata. Sapete una cosa? Ci siamo quasi. Ce l'hai fatta, Tisco! Venite giù, ragazzi! Oh, Tisco!
E vi avevo detto! Buongiorno, sempre! Bene, avete fatto davvero un ottimo lavoro, ragazzi. Abbiamo portato alla luce un autentico pozzo artesiano. È il primo del genere che mi sia mai capitato di... Ah, ah! Oh! Accidenti, che visione. Posso esserle utile? Sto cercando Tispun Hunter. L'ha trovato. Scusi l'abbigliamento, ma stavamo scavando un pozzo e allora... Io vengo da molto lontano per conoscerla, signor Hunter. Mi chiamo Elizabeth Kelly. Sì? Credo che lei conoscesse mia madre. Beatrice. Beatrice. Sì, io conoscevo una Beatrice. Circa 4 anni fa mia madre si ammalò di polmonite. È stata curata, ma non è più tornata la donna di prima. È rimasta debole. È morta nello scorso giugno. Le mie condoglianze. Tua madre era una donna meravigliosa. Era consapevole della sua situazione, ma non si è mai lamentata. Ero con lei quando è morta. Anche tuo padre? No. Tu lo conoscevi, Tispun? Sì, eravamo... Siamo stati soci per un certo periodo. Mamma me l'ha raccontato. So come ti ha imbrogliato. E questo le pesava parecchio. Quello che è accaduto tra me e Cyrus... Non ha niente a che fare con tua madre. Mi ha dato questa la mattina che è morta. Per lei era importantissimo che tu la ricevessi. Le ho promesso di consegnartela personalmente. I giornali parlano continuamente di voi del Pony Express e vi considerano degli eroi. Oh, tutte esagerazioni. Beh, non direi. È un lavoro molto pericoloso. Oh, guarda, com'è carino. Qual è il suo nome? Samson. Vieni qui, Samson. Si vede che gli sei simpatico. Dice che è solo perché gli dà da mangiare. Io conosco i segni. Calma, calma. Io avevo un amico indiano. No, aspetta, calma. È da tanto tempo che non mi esercito più. Dice che se vuoi vederli ci sono dei cavalli selvaggi qui vicino. Dove sono le buone maniere, Ike? La signorina ha fatto un lungo viaggio. Forse preferirebbe riposare. Piacere di conoscerla, signorina. Io mi chiamo William Cody. Salve. Forse lei non ha voglia di inseguire asinelli, Ike. Mi piacerebbe visitare la zona. Conosco io un bel posto. Uno stagno piccolino circondato da salici. Posso avere l'onore? Ragazzi, non dovete lavorare? Mi occuperò io di Elizabeth. Guarda che la messa è di domenica, Tispun. Non essere impertinente, ragazzo. Stavo solo parlando. Perché sei così arrabbiato? Ma che cos'è? Gli piace. Tu non metterti in mezzo. Restai sconvolta quando Cyrus mi disse che eri stato ucciso nel Texas.
Solo allora accettai di sposarlo. Anni dopo mi raccontò tutto quanto, vantandosi di come ti avesse derubato della parte che ti spettava. Hai riposto la tua fiducia in lui proprio come ho fatto io. Abbiamo commesso lo stesso errore. So che il denaro non può certo ripagarti del danno subito, ma servirebbe ad alleviare il gran peso che sento nel cuore. Ti prego di accettarlo. Accettare cosa? Sembra che tua madre abbia aperto un conto in banca a mio favore a St. Louis quando Cyrus divenne ricco. Dice che si tratta di oltre 10.000 dollari. Ma è meraviglioso. Ora sei ricco. Beh, io non posso accettarlo. Questo denaro ti appartiene. No, non pensarci nemmeno. Io sono una ragazza già nata con la camicia. Mamma diceva che avevo più di quanto bastasse. Ma a quelli della banca chi garantisce che tu sei il vero Teaspoon Hunter? Pare che abbia pensato anche a questo. Prima che andassi in Texas, mi diede un suo oggetto perché mi ricordassi di lei. Faceva il paio con un altro che lei poi consegnò al direttore della banca. Quando gli farò vedere quell'oggetto, lui mi darà il denaro. E che cos'è? Qualcosa da cui non mi sarei mai separato. Un ricordo di mia madre. Mi piacerebbe vederlo. Elizabeth, li faresti due passi con me? Ascolta, a volte le cose non sono sempre come appaiono. La natura può ingannarti, mostrarti dei miraggi. Mi segui? Mm-hmm. Beh, questa lettera è come se mi avesse aperto gli occhi. Mi ha detto qualcosa che io nemmeno immaginavo. Che cosa? Elizabeth, tua madre e io eravamo... Cioè, siamo stati... Capito? Ma prima che sposasse Cyrus... Insomma... Come posso dire? Siete stati amanti? Sì. Lei era bella come un angelo. Una donna stupenda. Dolce. Gentile. Ci siamo amati per un sacco di tempo. Il fatto è che, come lei ha proprio scritto, tu sei la prova del nostro amore. Vuoi dire... Mi dispiace, ma Cyrus non è tuo padre. Non ti devi dispiacere. Non vieni con noi? Andate avanti, vi raggiungo subito. Sceriffo? Che posso fare per lei? Mi chiamo Lucas Malone. Lei mi conosce? Sì, ne ho sentito parlare. Per niente bene. Beh, il mondo è pieno di malelingue. Un uomo della sua esperienza dovrebbe saperlo. Già. Che cosa vuole? Sono venuto solo per presentarmi. Sono un comune uomo d'affari, come tanti altri. Faccio la mia onesta partita. Incasso quando vinco e pago quando perdo. Se mi imbatto nei guai, non me li sono cercati. Molto bene, Malone. Giochi pure, basta che non mi crei nessun problema. Bene. Un bicchierino? Non bevo mai in servizio. Quando partiranno per St. Louis? Non lo so, Teaspoon non ha ancora deciso niente. Sapete una cosa? Una volta andato, non tornerà più. Ma certo che torna. Io non credo proprio lui. E perché no? Che faresti se ci fossero 10.000 dollari ad aspettare? Non significa che me ne starei via per forza. A Elizabeth a cui pensare adesso. Una ragazza così non sarebbe contenta di vivere a Sweetwater. Ma Teaspoon ha un lavoro qui. E ci siamo anche noi, non può certo mollarci così. Tu cosa ne pensi, Emma? Ecco, Teaspoon ha lavorato sodo per tutta la vita. Ora si trova il benessere a portata di mano.
E se veramente non dovesse tornare, mi mancherebbe molto. Ma lo capirei. Io invece no. Horace, buona giornata. Salve, signore. Salve, signora Barney. Buona giornata anche a lei. E anche a lei, signora. Questa è sua figlia? Sì, si chiama Clarissa. Le andrebbe un lecca-lecca? Grazie, signore. Non c'è di che. Buongiorno. Buongiorno, Tispo.